la femmina, ma la femmina si sta dettale si rimasta. E c'è bisogno di dirlo come lo dici tu? Ma perché non lo sanno tutto quanti chi sono state a Rosteva? Però dove stavo io ci venivi pure tu. Tu e l'uomo come a te. E come all'altra t'ha già trattata, sempre. Perché? T'aveva trattata in una maniera a te. Non sono tutte uguali l'uomo. E la gaggia fatta, occhia mio e la mia coscienza. Ma molto sono mogliera. E a qua non mi spostano manchi i carabinieri. Fino a me, ma questi strani numeri stasera. Mogliera. Ma mogliera a chi? Ma a chi ti sei sposata? A te. Hai detto che Simone è stata tutta una finzione. No, no, qui non so niente. Mi so solamente che donna Filomena si è coricata, si è aggravata e si è messa in agonia. Niente marito e niente giugamento. E tu? Ma anche tu sapevi niente, ma anche tu sapevi che l'agonia era tutta una finzione. Quando mi amore la parola, quella donna Filomena mi tenne un po' stomaco. Che mi faceva una confidenza del genere? Un prete, chi ha detto di chiamare il prete? Non me l'avete detto voi? E per forza, che lei su voleva, i papa con te. Certo, perché non ti pareva vero che me ne aveva la comunna. Non ci stavi dentro i panni pensando che finalmente me te la vava torna. Ha mangiato, eh? Gli hai dato i denari, eh? I denari? E che sta capisce tu, i denari? E che Renato si è accattato tutto quello che ha voluto. Pure a me ti accattasse che Renato perché tu eri Don Minissoriano. È meglio Sarza, è meglio Camsara, i cavalli tuoi correvano, e faceva correre. Ma Filomena Marturana ha fatto correre essa a te. E ancora gli a correre, ancora devi buttare il sangue a capire come si campa e come si procede da galantuomo. Erano le tre roppe a mezzanotte. La casa mia me ne era già aiuta a semissa. Era la prima volta. Che faccio? A chi ho dito? Se diventava a me a voce dei compagni miei. E che aspetti? Ti togli il pensiero. Cammanando, cammanando. Senza pure. Mi trovai rinduvita. Innanzi all'altarina la Madonna del Rosa. L'affrontai così. Ha già fatto. Ha già fatto, sei tutto. Sei pure perché mi trovo in tuo peccato. Ha già fatto. E sta zitta. E sta zitta, non rispondeva. A così fai, ovè. Io non parlo più a gente da credere. Sto parlando con te. Risponda! Visto sentuta da dove veniva a voce dalla finestra con balcone aperta o vico la presa. Ma poi pensai, ma che ne sa la gente rifatta mia? Allora è stata essa, e certo è stata Maronna, e quella si è vista affrontata tu per tu e ha voluto parlare. E allora Maronna per parlare si serve di noi, e quando mi hanno detto ti togli il pensiero è stata pure essa che me l'ha detto per me mettere a prova. E non saccio si fu io, o Marunella del Rosa, che facente cagava così. I figli sono figli, e giura. E io sapevo, io l'avevo capito, ma io volevo sentire a te da questa bocca sacrilega, per mi fa capace che pure si ti piglia a causa, pure si ti scamazza la capa, è come se si scamazzasse la capa a una serpe velenosa, che saccino più bene di poveri cristiani che ci vanno capitare. Ca, rinda a casa mia, con uomo mio, che li figlia... E che? Tuoi, se mi addimanni che, io ti posso rispondere, tuoi, ma se mi addimanni chi, non ti posso rispondere perché non lo sai, e manco tu lo sai. Ah, tu si voleva risolvere la faccenda, tu li metti apposta la coscienza, tu li risolvere la boccata, mettendo in casa mia tre strane. Sanno anzi la noce mia. Goppa l'anima. No, non giurà. Non giurà perché è un giuramento che non potresti mantenere. Io, murarista dannata, se New York non mi potesse cercare il mossile tu a me. Mi siete dimenticato. Che cosa? Quando siete venuto questa mattina per ordinare la cena? E io vi ho domandato se tenevate un vestito o un casone nuovo, o vecchio, ma
l'ho usata per regalarla a me. E voi avete detto queste sue parole, avete detto, vieni più tardi, si succede una cosa carichia, si è già avuta una buona notizia, ti tengono vestite nuove, nuove, piglia e te regalo. Non è successa la cosa che ricevevo lui, non avete avuto la buona notizia. Signor, ma non l'avete avuta la buona notizia? Me la zitti che te ne hai, capito o no? Io no, non ho avuto la buona notizia. La fortuna mia, amuggia. La fortuna povero. Amuggia. Arrivederci. Ma qual era sta buona notizia? Che ne saci, amuggia. Non mangia? Sì, Rocco, mangia e beve. Quando viene la morta all'erta? Mamma mia! E quanta bolla in quella farmacia! Rosalina, preparate un bagno. Le rose rosse. Grazie, Domenico. Che buon profumino. Ho un po' di appetito. Dimenticavo, ho trovato la canfora e l'adrenalina, ossigeno niente. Pensavo, oh mio Dio, non vorrei proprio dirla la parola, ma se stanotte morisse, domattina partirei di buon'ora. Ho trovato il posto nella macchina di una mia amica, qui darei solo fastidio che altro. A Bologna invece ho certe cosucce da risolvere, alcuni affari da mettere a posto, ma tornerò fra 10 giorni, Domenico, verrò a vedervi. E come sta? Sempre in agonia. Ma il prete è venuto? O prete è venuto? E con fromme ha visto che stavi in agonizzazione, levato camps. Toglietemi il camice. E posatelo alla coppa. Posatelo sulla sedia. Ha visto che agonizzavo e ha pregato Domenico Soriano di perfezionare il vincolo in estremità, posso che la rosa. Posate la rosa. E Don Domenico l'ha trovato giusto, che ha pensato, sta povera disgraziata sta vicino a me a 25 anni e tante altre conseguenze e sconseguenze che non abbiamo il dovere di stare a spiegare, giusto? Ecco, è venuto vicino al letto e ci siamo sposati. Ci siamo sposati con la benedizione del sacerdote e pure due testimoni. Saranno i matrimoni che fanno bene, certo è che io mi sono sentita subito meglio e abbiamo rimandato la morte. Ma dove non ci stanno gli infermi malati, non ci vanno sta manca l'infermiere. Le schifezze, non sa uno che sta morendo, perché tu sapevi che io stavo morendo. E vai a fa, a casa è sorda, va bene? Andatevene con i piedi vostri e trovatevi nata a casa, no che sta. Va bene. Ah, scusate, e se mi volete trovare veramente bene, vi dai il lango a osteria. Dove? Ma questo ve lo fate dire da Don Domenico, che quelle case le frequenteggiava e le frequenteggia ancora. Buonasera. La Maronna d'accompagna. Filomena! Ma... Chi sei tu? Chi sei tu che mi vuole impedire di dire non sei figlia mica, ma so figlia? Avvocato, che sta leggere un ma permetto o no? Mi siete figli? Io sono Filomena Maturana e non ha già bisogno di parlare. Voi siete giovanotti e mi avrete sentito parlare di me. E me non aggiorisce niente. Ma fino a quando te ne avrei 17 anni, sì. Avvocato, sapete che li bascia? I bassi, a San Giovannielli Virgine, a Forcello, Pallonetta, Nir, affumicata. A due stagioni non si respira poco allora perché a gente assai e a Vierno fritta fa il battere riente. A Don Giusta Luce manca a mia sicurna. Avvocato, scusate, io parlo napoletano, dove non ci sta luce nemmeno a mezzogiorno. Chi ne è gente? Tu è meglio freddo, mo caro. Linda non va a scegliere. O vite Saliborio, ci stai mica la famiglia mia. Quando eravamo, a folla. La famiglia mia non sa che fine ha fatto, non lo voglio sapere, non mo ricordo. Sempre che faccia putata, sempre in urto l'uno con l'altro. Ci addormentavamo senza dire buonanotte e ci svegliavamo senza dire buongiorno. La parola buona, ma ricorda che mi ha ricetta patata. E quando mi ricorda, tremmo mo per tanto. E le 13 anni mi disse, lo stai facendo grosso, e ca, non c'è stato a mangiare, possate. E o calore, la notte quando si chiudeva quella porta non si poteva respirare. La sera ci mettevamo tutti quanti attorno alla tavola, uno piatto grosso,
e non saccio quanta forchetta, forse non ne ho vera. Ma ogni volta che metteva la forchetta lì da chi lo piatta, ma se deve guardare, come se mo stesse a rubarne chi lo mangia. Tenevo 17 anni. Passavano le signorine vestite bene, belle scarpe. E io guardavo. Una volta passò una compagna mia, che manca conoscente tanta rivestita bella. Ma forse a loro mi pareva bella ogni cosa. E mi disse, da come? Tu ancora là stai? Scendete con me. Così? Così? Non dormette tutta notte. E ora, e conoscente a te, te lo ricordo, della casa pareva una reggia. Tornai una sera, dite San Liborio, o quando mi sbatteva, pensavo non mi guarderanno in faccia, mi metteranno fuori la porta. E invece, chi mi aveva una seccia, chi mi apparezzava e mi guardavano come uno che mette suggezione. Solo mamma, quando niente a salutare, e mi fanno l'occhio di Renato. A casa mia non c'è tornato. Non l'ha già accisi, figlia! Non l'ha già accisa! A famiglia! In 15 anni ci ha già pensato, faccio cresciuta, faccio fatto uomo. E ha già rubata issa. Dopo cresce.